Oggi un convegno nazionale a Pescara dove si parla di fibromialgia, una tipologia di malattia che è ancora poco conosciuta, anzi forse per niente conosciuta dalle istituzioni regionali, una malattia che invece oggi riguarda circa 2 milioni di persone in tutta Italia, il 90% di sesso femminile, e quindi è opportuno, doveroso che la regione Abruzzo si incominci ad interessare, al pari di altre regioni, di questa tipologia di malattie e incominci a collaborare con le associazioni nazionali, ma anche verificare cosa altre regioni hanno fatto per fronteggiare e per dare un sostegno sia economico, finanziario ma anche sociale alle tante persone affette da questa patologia. Il mio impegno, l'impegno della Regione Abruzzo, sarà proprio quello di incominciare innanzitutto a fare anche una sintesi, una verifica di quanti casi esistono in Abruzzo e poi cominciare a verificare anche se da un punto di vista normativo si può redigere un progetto di legge per dare risposte concrete ai tanti affetti da questa tipologia di malattia.